Iniziamo, iniziamo, iniziamo. One stroke intensity. Yes. With a soft matte finish. Yes. Born in one head turning red shade. Yes. That looks incredible yes. on all skin tones. Okay. Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. Oggi ragazzi vi faccio vedere Stana Lip Paint, si chiama così, vediamo. Sì, Stana Lip Paint di Fenty Beauty nella colorazione Uncensored. Ed eccolo qua, volevo provarlo in diretta con voi. Allora, vediamo le caratteristiche. Quanto costa? Vediamo subito quanto costa perché non me lo ricordo più. Il rossetto costa 19 sterline, però noi vogliamo in euro. E all'interno abbiamo 4 ml. Ok! Secondo me sono pochi, se consideriamo che questo rosso qui di Sephora ha 5 ml e costa la metà. Vediamo MAC Cosmetics per renderci conto della quantità di ml. Anche questo ha un 5 ml. Vediamo quest'altro di Clinique. Questo addirittura ha 6 ml. È un pack super figo, lo vedrete appena arriva che sembra enorme, però all'interno, ragazzi, ci sono 4 ml, quindi questo significa che questo pack è super bombato e c'è il vetro, questo tipo di vetro qui o plastica. No, questo è vetro. Questo tipo di vetro qua ti dà un po' l'illusione che ci sia una grandissima quantità di prodotto, mentre in realtà ne troviamo meno rispetto alla media. Questo rossetto rosso non è un rossetto rosso qualsiasi, nel senso che loro dicono che questo rossetto sta bene a tutti. Non importa se sei chiarissimo, scurissimo, olivastro, sottotono rosato. Dicono che questo sia un rosso universale. I'm like, let's see. Il rossetto dura 12 mesi, quindi una volta aperto, ragazzi, questo vi dura un anno. Quindi adesso, ragazzi, niente, lo andiamo a provare, andiamo a vedere la consistenza, andiamo a vedere quanto dura, perché loro dicono che dura un botto. Allora, vediamo le caratteristiche. Long wear, fluid lip color, uncensored, perfect, universal, red. Quindi questo rossetto sta bene a tutti gli incarnati. One stroke intensity, quindi questa è la prima passata, già abbiamo una copertura ottima. Weightless, leggero sulle labbra, dura 12 ore, ha un finish semi opaco. Vediamo un po', allora io ho un sottotono golden, giallo, dorato. Qui c'è bisogno di uno zoom labbra. Ok ragazzi, ci siamo, eccoci qua, prendo questa palettina di Huda Beauty che ha uno specchio veramente top, cioè uno specchio di qualità. Se volete ragazzi vi faccio la recensione di questa palettina, fatemelo sapere magari con un like al video. Dicono che alla prima passata già c'è una stesura ottima. Let's see. They're kind of right. I've been out here on my own. I've been grinding all alone. Yeah. Get up at night. We can pour out the wine. I got cash on my mind. Yeah, I don't really mind. And I don't have the time. Every day I go out. Every day. Allora, la consistenza del rossetto, ragazzi, è molto molto liquida. Quindi bisogna fare particolarmente attenzione a come si stende il liquid lipstick. Why always me? Abbiamo anche uno scovolino molto particolare, è diverso da quelli tipici, quindi negli angoli esterni della bocca dovremmo fare un pochino più di attenzione, secondo me. Per il momento non sento il liquid lipstick sulle labbra, quindi devo confermare il fatto che la sensazione è molto leggera sulle labbra, weightless. Always me.
molto liquida. Molto liquida. Ok, allora considerazioni personali sull'applicatore. Devo dire che ero un po' scettica su questo applicatore, ma devo ricredermi perché sono riuscita ad applicare bene il liquid lipstick. Diciamo discretamente bene. Vediamo in quanto tempo si asciuga. In odore, non abbiamo odori particolari per questo rossetto liquido. E la cosa mi fa piacere perché io non amo i rossetti liquidi che hanno una profumazione troppo forte. Se è una cosa leggera, bene. Se è una cosa molto molto forte, non mi piace. Eccoci qua ragazzi, il rossetto si è asciugato. Non è We Transfer. We Transfer. I can't. What the heck? Non è No Transfer, ok? C'ho la testa per aria, ragazzi. Sto inviando dei file musicali a delle persone per il lavoro e quindi si invia generalmente tutto tramite WeTransfer, e quindi invece di dire No Transfer ho detto WeTransfer. Quindi ragazzi, adesso siete tutti obbligati a scrivere nei commenti hashtag WeTransfer. Quindi no ragazzi, il rossetto non è assolutamente No Transfer, però d'altronde ne ero quasi certa perché nelle caratteristiche c'è scritto che questo è un rossetto semi matte, quindi semi opaco. Vuol dire quindi che notiamo una idratazione delle labbra. Sicuramente nel rossetto liquido ci saranno degli emollienti che fanno sì che la sensazione sulle labbra sia così confortevole e particolarmente idratante. Sono curiosa di capire come mai loro dicono che un rossetto No Transfer possa durare 12 ore. Di certo non è un rossetto che potete utilizzare per baciare il vostro ragazzo, la vostra ragazza sotto al vischio, ecco. Non è questo il rossetto. Sorry for you, but... Ragazzi, il rossetto si applica, devo dire, bene, perché io sono riuscita a applicarlo bene, non è andato fra i denti, come potete vedere. L'ho applicato, diciamo, discretamente, dai. Mi sembra un acquisto da fare se sei un amante di Rihanna, un amante dei rossetti rossi, un amante dei rossetti particolarmente idratanti che non amano le labbra secche, ok? Che non amano le labbra troppo asciutte, troppo secche. Per le persone invece che preferiscono un rossetto liquido che abbia assolutamente la caratteristica del No Transfer, allora forse questo non è il rossetto per voi, perché come avete potuto vedere adesso il rossetto si trasferisce. Ci sono dei trucchetti per far sì che il rossetto diventi opaco, per esempio prendere un pochino di translucent powder, mettere un fazzolettino di carta e applicare la polvere traslucida. Però diciamo che uno ormai è un po' abituato che il rossetto liquido sia solitamente No Transfer, quindi per 20 euro fare questa cosa qui magari non è la cosa più comoda da fare, ecco. Ho trovato dei dupe, ovviamente. Il primissimo che devo menzionarvi, ragazzi, è questo. Cioè, io ho provato questo rossetto qua e Stana non c'è una grande differenza, ragazzi. Qui avete un ml in più, costa 10 euro, quell'altro ne costa 20, più spedizione. Quindi, finché non arriverà Fenty in Italia, io vi consiglio di comprare questo, perché costa di meno, c'è più quantità di rossetto, è No Transfer. E lo trovate in Italia da Sephora, quindi non avete dei costi aggiuntivi di spedizione così alti come può essere magari Harvey Nichols, che è l'unico rivenditore in UK. Quindi sì, questo secondo me è un dupe favoloso, super vantaggioso, lo consiglio sempre, è proprio un rossetto liquido
da avere, secondo me, il classico rosso che ognuno di noi dovrebbe avere nella propria collezione. Poi, passando a altri colori, secondo me un egual dupe è questo. Questo qui è di MAC. Questo costa un pochino di più, costa 24 euro se non erro, o 20-24 euro, comunque vi metto il link in descrizione qua sotto. E questo si chiama Feel So Grand, come potete vedere è molto molto simile, molto molto simile. Poi abbiamo, visto che vi ho fatto vedere quello, vi faccio vedere anche questo di Sephora, che ha questo qua. È veramente tanto tanto simile, ragazzi. Poi un altro rossetto molto valido, secondo me, che vale la pena di essere considerato, però non è liquido, è Ruby Woo. È opaco, eccolo qua, però ragazzi, sì, diciamo che ha la stessa colorazione, come potete vedere è veramente uguale, solo che avendo un finish diverso sembra che abbia un altro colore, però siamo sempre lì con i rossi. E poi un altro, ragazzi, per coloro che hanno le labbra sempre secche, screpolate, io vi consiglio questo di Clinique, perché è un rossetto liquido, però questo non si asciuga. A differenza di questo, quest'altro si sposta un pochino di più, proprio perché è un rossetto liquido che non si asciuga. Ed eccolo qua, lo mettiamo qua. Eccoci qua. Quindi secondo me questi sono i dupe in Italia più validi, a mio avviso sono questi. Allora, fatto spuntino, mangiando dello yogurt con la crusca, la quinoa soffiata e il crunchy, questo è il risultato del rossetto. Adesso io mi prendo lo specchio per capire cosa non va e cosa va. Poi a cena ho mangiato dell'insalata, quindi olio, aceto, con un hamburger vegetale, e questo è il risultato del rossetto. Quindi direi, ragazzi, che sì, a parte un pochino qui al centro, ma ragazzi parliamo di cose proprio impercettibili. Il rossetto dura, anche se non è no transfer, il rossetto devo dire che dura, quindi valgono i soldi che li paghiamo. Quindi per quanto riguarda il preambolo che avevo fatto all'inizio del video, mi devo un po' ricredere, perché il rossetto ha superato la prova eating test. Quindi niente, ragazzi, queste sono le mie considerazioni personali. Vorrei provare a portarlo proprio per 12 ore consecutive e cercare di capire come il rossetto varia in base alle ore, perché adesso sono passate tipo un 6 ore, un qualcosa del genere. Però ecco, non è che posso andare manco a letto col rossetto di Fenty Beauty sulle labbra. Però ragazzi, io ne ho comprato una in più per voi. Io vado a comprare questo rossetto che si chiama Stanley Paint nella colorazione solo per voi. Tutto bello, meraviglioso, perché io vi voglio tanto bene, ragazzi. Spero di avervi infondato in voi tanta gioia e tanta bellezza. Comunque, ragazzi, sì, ne ho preso uno in più. Devo capire dove l'ho messo, però ne ho uno in più qui in casa, tra i vari pacchi che stanno invadendo la mia casa, quindi andate a controllare su Instagram, perché ci sarà una foto slide con me che indosso il rossetto e ci saranno delle regoline per poterlo vincere. E niente, così almeno lo provate e nel frattempo magari tutte le altre persone che non vinceranno questo giveaway potranno comunque provare i 4 dupe che io ho consigliato. Bene ragazzi, io spero che questo video possa esservi stato di aiuto, e se vi è piaciuto il video mi raccomando mettete un like, e noi ci vediamo al prossimo video.